manifestazione contro l'accoglienza, il grido di Padova Libera, sindaco festeggiato dai manifestanti, momenti di tensione in piazza. Intanto nel giorno della festa della polizia l'annuncio del prefetto, 30 privati hanno offerto le loro case per ospitare i profughi. Studente morto in gito, domenica non era ubriaco, nel sangue non ci sono nemmeno tracce di purga all'esito dei primi esami disposti dalla procura di Milano. Nuovi sgomberi all'ex foro boario di Corso Australia, trovati 9 occupanti, tra di loro c'è una mamma con un bimbo di soli 3 anni, saranno rimpatriati. È arrivato l'ok del demanio, da settembre l'ex caserma Prandina diventa parcheggio gratuito per gli automobilisti, ma il sindaco punta al multipiano. 100 anni dopo l'esercito torna a marciare oggi la manifestazione con l'arrivo dei tedofori militari in Prato della Valle in viaggio da Trapani a Trieste. Un pianoforte in stazione a disposizione dei viaggiatori è apparso stamattina, già i primi avventori hanno allietato i pendolari con la musica. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. In apertura di questa edizione del telegiornale andiamo subito a vedere le immagini della fiaccolata di ieri sera organizzata per manifestare contro l'accoglienza ai profughi. Circa 250 le persone presenti in piazza che sono arrivate fino alla prefettura. Vediamo. Padova libera! Padova libera! Circa 250 persone hanno acceso le fiaccole e sono partiti da Palazzo Moroni fino alla prefettura per dire no all'accoglienza dei profughi negli alloggi privati. Striscioni e maglie per chiedere che le case vengano date prima ai padovani e poi agli immigrati. Tanti cittadini, commercianti del centro di Padova, ma anche tanti esponenti della giunta. C'erano gli assessori Saia, Boron, Rampazzo, il presidente del Consiglio Comunale Marcato, guidati dal sindaco Bitonci, più volte acclamato dalla folla. Il messaggio è che la gente è stufa, è stanca, l'amministrazione che dice no ai clandestini nelle case private, perché questo è il tema di questa serata. Noi non vogliamo assolutamente che questo sia l'accoglienza che porta avanti il governo Renzi. Non siamo razzisti, siamo contro il business dell'accoglienza, ha detto Bitonci. Il corteo si è mosso verso le piazze e proprio in Piazza delle Erbe ci sono stati momenti di tensione con alcuni attivisti del Centro Popolare Gramigna. I manifestanti sono arrivati in prefettura e qui ha preso la parola Massimiliano Pellizzari, presidente dell'associazione commercianti del centro, tra i promotori della fiaccolata. Speriamo veramente che Padova possa avere un futuro dignitoso, soprattutto per noi padovani che ci mettiamo il sangue per renderla bella, vivibile. Perché ha deciso di partecipare alla fiaccolata questa sera? Perché vogliamo un po' di legalità, signorina, di regole fisse. Ma visti in centro questi profughi? Certo che sì, li ho visti e non fanno niente, passeggiano e basta, e non lavorano, e vanno a rubare. Ma a casa propria uno non può ospitare chi vuole? Non credo, abbiamo già l'esempio di Via Anelli, non vogliamo un'altra Via Anelli noi a Padova. Secondo il Partito Democratico questa fiaccolata è stata un flop, queste le dichiarazioni del segretario Bressa, è necessario gestire l'accoglienza in piccoli gruppi, come ha ribadito anche il questore Bernabei. E sui profughi è tornato anche il prefetto di Padova, Patrizia Impresa, questa mattina durante la festa della polizia ha dichiarato che ci sono 30 privati disposti a dare le loro case ai profughi. La cosa più importante è garantire la libertà di manifestare a tutti. Il commento del prefetto di Padova, Patrizia Impresa, la fiaccolata contro l'accoglienza dei profughi nelle abitazioni private. Il corteo di manifestanti ieri sera è arrivato fin sotto a Palazzo Santo Stefano, ma sul tema della distribuzione dei migranti anche il prefetto, come già detto dal questore, ha ribadito che la distribuzione in piccoli nuclei tra Padova e provincia per il momento è la soluzione migliore in termini di sicurezza, al di là delle valutazioni di tipo ideologico. Noi abbiamo l'obbligo di risolvere il problema e la soluzione della microaccoglienza, conservando tutte le garanzie che ovviamente l'utilizzo di appartamenti privati impone, è stata una soluzione che in certi momenti non abbiamo potuto non mettere in pratica.
Il prefetto, presente oggi durante la festa della polizia, ha ascoltato le parole del questore di Padova, che ha affrontato il tema dell'immigrazione regolare e clandestina in costante aumento in città. Intanto in prefettura continuano ad arrivare richieste di privati che mettono a disposizione appartamenti per l'accoglienza, tra queste anche quella dell'agriturismo dell'ex consigliere comunale della Lega Nord, Vittorio Aliprandi. Quelle che sono passate al mio vaglio sono intorno tra le 20-30 appartamenti, poi c'è anche chi offre qualche piccola attività, non so, di trattoria piuttosto che piccolo ostello. Apriamo la pagina della cronaca, ci sono nuovi sviluppi sulla morte di Domenico Mauro Antonio, vediamo. Poco alcol e nessun lassativo nel sangue. A rivelarlo i primi risultati delle analisi ematiche sul corpo di Domenico Mauro Antonio, il ragazzo padovano morto in gita a Milano precipitando dal quinto piano di un hotel lo scorso 10 maggio. Dunque, quando è caduto, lo studente del liceo Nievo non era ubriaco. Il suo tasso alcolemico era inferiore a un grammo per litro di sangue, ovvero un livello superiore al limite del consentito per mettersi alla guida di un veicolo, ma non così eccessivo, paragonabile al massimo ad un paio di birre. Questi sono i primi test preliminari in attesa del referto completo degli esami tossicologici, ma il mistero si infittisce. Cosa ha provocato il malore di Domenico? Il ragazzo prima di morire ha avuto un forte attacco di dissenteria. La prova sono le tracce di feci lungo il corridoio e vicino alla finestra, ma non sul davanzale da dove è precipitato, altro elemento poco chiaro agli investigatori. I dolori forse erano causati dal recente intervento di colicisti, perché per ora non sono state riscontrate tracce di lassativo nel suo sangue. Ma l'elemento più inquietante sono le mutande e i pantaloni trovati vicino al corpo senza vita del ragazzo. La procura milanese ha disposto una superperizia tra gli esperti, anche il medico legale padovano Massimo Montisci. Questa superperizia potrebbe chiarire se al momento della caduta Domenico fosse solo con qualcuno che ha provato ad afferrarlo, come testimoniano gli ematomi riscontrati dall'autopsia. C'è stato un nuovo sgombero all'ex Foro Boario, siamo in corso Australia. Nei locali dell'ex Protezione Civile vivevano 9 persone, 2 di nazionalità rumena, 7 di nazionalità serba. Tra questi ultimi c'era anche una giovane mamma, pensate, soltanto 22 anni, con il bambino di 3 che dimoravano sui giacigli fatti con materassi e coperte stesi a terra, luogo estremamente sporco e fatiscente. Tutte le persone, dopo aver raccolto le proprie cose, sono state condotte al gabinetto di fotosegnalamento del comando di polizia locale per essere identificate. La giovane serba, concluse le pratiche di identificazione, è stata accompagnata assieme al figlio al settore servizi sociali del comune. Dopo le valutazioni sul suo caso personale, sarà rimpatriata. Inutile far finta di volere la pace quando noi per primi occidentali guadagniamo con queste persone. Così Indipendenza Veneta, che ha parlato di profughi, ha detto l'accoglienza sì, ma a casa loro. Tra i profughi ci possono essere anche delle persone che noi non conosciamo e potrebbero anche celarsi dei criminali. Certamente, ripeto, sono delle persone e vanno gestite come persone, ma non per lucrare su queste persone. Quindi qual è la proposta di Indipendenza Veneta? Di andare in Europa a battere i pugni. Se il Veneto fosse uno Stato indipendente avrebbe sicuramente un'altra autorevolezza rispetto a quello che ha, a quella che ha lo Stato italiano, e non si fa una specie di scaletta come è stata fatta in base al PIL gestisci dei profughi. Soprattutto bisogna andare in Europa a dire creiamo lì i presupposti per ridare a questa gente la possibilità di vivere a casa loro. Allora, c'è stato un incidente stradale intorno alle 4 di questo pomeriggio, siamo in corso Boston, l'incidente ha coinvolto 8 veicoli sulla raccordo autostradale per la A13, 4 persone sono rimaste ferite, nessuna è in pericolo di vita. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 6 autovetture, 2 mezzi pesanti, il primo dei quali, tamponato dagli altri mentre era fermo, è stato tolto dai vigili del fuoco impegnati di Padova ed Abano Terme, che sono intervenuti con 2 mezzi e 10 operatori. Lunghi lavori per rimuovere il mezzo dalla strada, poi sono stati soccorsi i feriti e affidati alle cure dei soccorritori del 118. Sul posto anche la polizia stradale, perché ci sono stati problemi di traffico. Il traffico veicolare è stato deviato, uscita obbligatoria, l'uscita 8 per via Armistizio. Con le immagini adesso invece andiamo in Prato della Valle, questa mattina è arrivato l'esercito per una manifestazione che anticipa un po' la festività del centenario della Grande Guerra, guardate.
Eccolo qui, anche a lui un applauso, la bandiera italiana. Il viaggio della bandiera italiana attraverso tutto il nostro paese. L'hanno portata nelle loro mani e attraverso le loro gambe hanno percorso chilometri e chilometri i tedofori militari. Noi siamo partiti ieri sera da Bologna e abbiamo trovato condizioni meteo abbastanza critiche. Comunque l'impegno c'è stato da parte di tutti i miei colleghi, siamo arrivati stamattina qui a Padova. Come l'esercito marciava 100 anni fa, oggi simbolicamente i podisti militari hanno voluto ricordare quella forza e quell'impegno per la patria. 4200 chilometri da Trapani a Trieste. Cosa ti ha insegnato il tuo bisnonno? È che il coraggio va premiato e che non bisogna mai ritirarsi indietro. Anna, insieme a tanti altri, oggi ha ricevuto un premio per il valore militare del suo bisnonno. I saluti del generale Bruno Stano, comandante del Comando Interregionale Forze di Difesa di Padova. La Grande Guerra, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, è stata, senza ombra di dubbio, il primo momento di vera unità nazionale. La conclusione vittoriosa di uno sforzo durissimo che per la prima volta ha visto e ha reso fratelli fianco a fianco nelle trincee, giovani di ogni regione e di ogni ceto sociale. Da Padova partirà l'ultimo itinerario per raggiungere Trieste il 24 maggio, giorno dell'anniversario dell'entrata in guerra del nostro paese. Alla cerimonia hanno preso parte molte scuole del territorio che hanno potuto con l'occasione conoscere meglio tutte le strumentazioni in uso dell'esercito. Ci sono buone notizie per commercianti ed automobilisti perché il Demanio ha dato l'ok per l'utilizzo e la trasformazione dell'ex caserma Prandina in un parcheggio. Il parcheggio sarà a pagamento gestito da APS. Gli obiettivi del sindaco che si è immediatamente espresso dopo questa notizia però sono ben più ampi, ovvero quello di creare un park multipiano proprio nella zona dell'ex Prandina. Sul palcoscenico per un giorno è la magica esperienza che è capitata ad alcuni pendolari oggi, lo potranno fare anche domani, suonare un pianoforte che è arrivato in stazione a Padova. Le note di un pianoforte a mezza coda che coprono il vociare delle persone, il rumore delle rotelline dei trolley che scorrono avanti e indietro e quello della voce metallica che annuncia l'arrivo del vostro treno. Palcoscenico per un giorno, per respirare per un attimo l'emozione della popolarità. La città ha aderito all'iniziativa già sperimentata a Venezia, Roma, Milano e Torino. Bellissima questa iniziativa di aggregazione, la gente si ferma, ascolta e suona, insomma. Cosa suonerà? Ma forse suonerà un brano di Mozart, la Marcia Turca, un po' di allegria. E così stamattina uno a uno si sono succeduti sullo sgabello. Non sono abituato a suonare davanti a questa gente, sì che... Tremavo un po', però dai, suonato, meno male. Per chi vuole ingannare l'attesa della partenza, si siede e suona, oppure per chi ha il piacere di salutare il suo arrivo con una musica. Avreste mai pensato che prendere un treno avrebbe potuto essere così piacevole? Tutti contro tutti, in vista delle elezioni, continua il confronto tra i candidati questa sera a Focus. Conduce come sempre il direttore Luigi Baccialli, i suoi ospiti saranno Pietrangelo Petenò, Giampiero Possamai, Leonardo Muraro, Miriam Poloni, Vittorio Zanini, Otello Bergamo, Michele Favero e Ennio De Pieri. Come sempre potete intervenire anche voi attraverso i vostri sms. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rete Veneta, arrivederci.